Questo programma è presentato da Michela Mi, Anna Falis, Flower Wedding and Style Design. Sessantacinquesimo Festival della Canzone Italiana Sanremo 2015, un appuntamento davvero social quest'anno, nel quale il pubblico di riferimento è sempre più giovane e segue attivamente ogni istante attraverso i social network, Twitter prima di tutti. Diversi gli hashtag con cui seguire le vicende della kermesse sanremese in tempo reale e innumerevoli i selfie scattati. Il web ha contagiato e stravolto in positivo anche una manifestazione così tradizionale come quella di Sanremo. Abbiamo voluto esserci anche noi e siamo andati a dare un'occhiata per scoprire cosa accade dentro casa Sanremo, l'hospitality del festival organizzata all'interno del prestigioso Palafiori. Vediamo un po' chi abbiamo incontrato in questa puntata di Reboot Sway. Siamo qui all'interno di casa Sanremo adesso e siamo in compagnia di Gian Maurizio Foderaro. Ciao. Ciao, buona giornata. Grazie. E di Umberto La Bozzetta. Buongiorno. C'è una confusione pazzesca in questo momento, ancora di più del solito. Verissimo, però questo è il bello anche di casa Sanremo. Allora, che cosa vi chiedo? Io parto da te, vorrei sapere se c'è una canzone che hai sentito tra quelle del festival e che ti è rimasta impressa. Questa è una domanda molto originale, nel senso che comunque noi le sentiamo tutte e devo dire la verità, vari motivi, diciamo che sono diverse le canzoni, proprio anche per motivi proprio, ci sono quelli, vuole una risposta di testa o di cuore? Ecco. Di cuore. Di cuore ti dico Neck, ti dico Marco Masini, ti dico Malika Ayane e ti dico Irene Grandi. Di testa dico Dear Jack e basta, perché insomma questo è quelle che mi vengono in mente così all'improvviso. La differenza è che da una parte ci sono degli amici che hanno fatto anche delle belle canzoni e con le quali ho condiviso un percorso anche umano, oltre che professionale, dall'altra invece parla il mercato, quindi ti dirò che anche la Bianca Azzei, che mi sta anche molto simpatico e trovo che si sia posizionata bene, saranno tra le più programmate. Anche Alex Britti, se devo aggiungere il cuore, è uno che comunque è un amico, insomma, con cui abbiamo condiviso anche delle belle mangiate in cui ha cucinato lui, di conseguenza insomma sono tante cose da raccontare. Però ecco, qualcuno poi immagino che possa guardare questa intervista e ci rimanga male perché non l'ho citato, quindi ho dei seri scrupoli, ho degli interessi, come dire, privati in questo senso. Perfetto, grazie. Ecco, da Umberto volevo sapere che come sta andando questo festival secondo te e che cosa stai organizzando. Allora, il festival sta andando benissimo, ho visto anche i numeri, ma questo è merito di Carlo Conti, non certamente nostro. Qui a casa Sanremo invece ci sono varie iniziative, come vedi, tanta gente che circola nell'arco della giornata ed è difficile anche riuscire a parlare, e questo è forse uno dei posti dove si è un po' più tranquilli, quindi però giratevi attorno e guardate quanta gente c'è. Però è tutto molto bello, il Festival di Sanremo è questo, la caoticità, il colore, lo spettacolo è dato dalla gente, le diversità anche delle persone, degli interessi che si creano durante una manifestazione musicale, quindi è divertente per questo. Ecco, parliamo invece del dopo festival. Quest'anno c'è qualcuno che tu conosci bene. Il dopo festival è marchiato ovviamente Rai, fanno
al Casinò di Sanremo praticamente dall'1:30, va in onda sul web, perché intanto il web ormai sta funzionando, e per la prima volta la RAI ha deciso effettivamente per la prima volta nella storia di fare una manifestazione, uno spettacolo solo tramite la rete, tramite il web. E questo anche giudicare dai contatti e dai numeri che hanno triplicato gli ascolti rispetto allo scorso anno, vuol dire che evidentemente ormai c'è un nutrito numero di telespettatori, si può dire lo stesso, di gente che guarda la televisione tramite altri strumenti, e quindi questo è molto importante, vuol dire che sta cambiando molto, sta cambiando qualcosa. Però i numeri anche del festival, poi alla fine siamo 11-12 milioni, danno ragione agli strumenti classici, quindi c'è possibilità di fare, come dire, in questo momento c'è differenziazione, questo è molto importante. Assolutamente, tra l'altro i telespettatori sono web e si divertono molto anche a commentare attraverso i social, quindi è un modo nuovo di vivere anche questo tipo di festival. Perché sono partecipi, nel senso che loro sono protagonisti quanto i protagonisti veri, e questo è molto importante, vuol dire che c'è una possibilità di interagire, che è una cosa che fino a qualche tempo fa era impensabile, oggi invece non lo è. Voi siete un esempio, no? Voi con la vostra televisione interagite moltissimo, siete da, diciamo, quasi pionieri ormai, no? Da un po' di tempo che fate questo. Questa è la Sala Mango, una delle sale più funzionali, perché si fanno dei live continui dalla mattina alla sera, quindi la confusione è parte integrante del Festival di Sanremo. Poi, se mi chiedi quali sono le canzoni che mi hanno colpito, che mi siano piaciute di più, ti dico quasi tutte, ma in particolare credo quella del Volo, per una questione anche di affetto nei confronti di chi l'ha scritta, che è un carissimo amico, che è il cantante di Qui Ci Sono, che si chiama Francesco Boccia, e soprattutto perché il Volo danno un valore aggiunto all'internazionalità di questo paese, che se lo merita, che è l'Italia, che merita di riprendersi. E loro, che hanno avuto molto successo all'estero, meno in Italia, forse che si conoscono meglio in Italia, a me è buono per tutti, ma che questa canzone possa diventare un inno per la italianità e per il gruppo stesso, che merita questo successo visto che sono giovani. Questo è, credo, il valore aggiunto del festival. Ecco, una domanda molto seria: quanti selfie ti sei fatto a Sanremo quest'anno? Parecchi, devo dire parecchi, perché poi è diventato un oggetto di comunicazione il selfie. E allora ce ne facciamo uno? Certo. Ah sì, lo fai tu. Allora facciamolo, perché mi piace, no? Eccoci qua, io mi devo abbassare. Esatto. Alza un po', eccoci qua. È il selfie. Eccoci qua. Grazie Umberto la bozzetta. Grazie a te. Ciao. Mario Riso. E andiamo, ciao ragazzi, ciao. Cosa ci dici? Cosa fai qui a Sanremo? Allora, sono venuto qua a suonare, a casa Sanremo, premetto, quindi non al festival. L'ultima volta fu al festival nel 2008 con Risophonic, con Laura, nella serata dei duetti. Oggi invece sono qua per suonare con un mito, ragazzi, perché il pezzo è molto bello ed è un pezzo nato per Mission Bambini, che è una canzone fatta per i bambini che si devono operare al cuore, e la formazione è molto particolare, perché al di là di DJ Squalo, che insomma è colui che canterà il brano, ci sarà il mitico Steph Burns, per cui faremo un paio di canzoni qua dal vivo, e questo è quello che mi piace di più. Che meraviglia, sempre comunque con lo scopo di aiutare gli altri, fantastico, la musica per aiutare gli altri, questo è Mario Riso. Ma lo sapete perché? Perché la musica ha aiutato me e quindi bisogna restituire, ragazzi, è così. Senti, una domanda che sto facendo un po' è a tutti, è molto seria, preparati, concentrati, quanti selfie hai fatto a Sanremo? Ah, manco uno, sono appena arrivato, ragazzi. Sì. Allora te lo fai con me il primo selfie. Va bene, dai. Facciamo il selfie. Va bene, ci sto. Grazie Mario. Vedi, è tutto filmato, vedi? Non era un cartonato, ero proprio io. Ciao bella, ciao a tutti. Bella. Qui a
Casa Sanremo abbiamo incontrato due amici carissimi, Iskra Menarini. Ciao, buonasera, buongiorno, che è accompagnata da un suo carissimo amico che è Emanuele Autini. Buonasera a voi, che ci siamo visti da poco, no? Esatto, cosa ci fate qui a Sanremo oggi? Ma guarda, io ho detto con Emanuele, perché non facciamo un giro insieme a Renato Droghetti e Bruno Mariani, che produttori, insieme a Lucio Dalla, mi hanno detto facciamo un giro, tanto che non vado a Sanremo. Io abitavo qua, fra altre cose, ho fatto un po' la mia infanzia qua. Poi ho anche un disco, quindi... siccome oggi, no, le case discografiche non ti fanno fare più niente, si può dire. Quindi abbiamo prodotto questo disco insieme. Ossigeno? Ossigeno? E Ossigeno è un viaggio nell'anima, Ossigeno, perché comunque quando tu nasci la prima cosa che fai è il diaframma si apre, tu piangi e respiri l'aria che poi ti darà la vita praticamente. Quindi mi piaceva questa cosa dell'ossigeno, è un viaggio nell'anima, perché ritengo che ognuno di noi ha un'anima, dipende da dove tu la vedi, c'è chi la vede, c'è chi non gli interessa. Io sono molto passionale, sono terrena, amo la terra, gli animali, quindi è chiaro che non mi vergogno di parlare di una terrena ma sempre poetica nella musica e anche nell'anima, secondo me. Ecco, ecco, mi dicevate che voi vi volete molto bene, fate tante cose insieme musicali, ovviamente. Io, artisticamente parlando, devo veramente tanto a Iskra, perché da quando ho conosciuto lei mi sono aperte tante strade. Lei ovviamente ha un'esperienza, una cultura musicale molto ampia e conosce bene questo ambiente, questo mondo, e devo veramente tanto a Iskra. E io dico sempre che Iskra a Bologna è l'erede di Lucio Dalla a tutti gli effetti, perché Lucio guardava e dava spazio molto ai giovani, alla musica nuova e anche Iskra, a quelli un po' più grandi. Comunque si guardava intorno, e Iskra ha questa forza di guardarsi intorno, e questa è forse la vera eredità che ha preso da Lucio. Ecco, una domanda inerente al festival ci vuole. Io voglio sapere se c'è qualcosa che vi è rimasto impresso, se avete seguito. Te lo so che hai seguito il festival perché ne hai parlato su Facebook. Iskra non lo so. No, io ho seguito il festival perché mi emoziona vedere le persone che si emozionano sul palco. Non voglio mai fare un torto, ma non perché comunque i torti fanno male a un artista che sta crescendo, fa male a un artista che crede di avere dato qualcosa, quindi la cosa che penso sia buona musica a tutti e poi si vedrà, tanto è deciso non dagli esseri umani chi ce la farà, ma ben altro, nel nostro destino è scritto, no? È scritto che io dovevo incontrare Lucio Dalla, stare 24 anni lì. È scritto che per fare un disco, quindi ci sono cose che mi sono rimaste impresse, ma non vorrei sottolinearle. Tutto qua. Sempre una carezza, veramente. Io invece ho proprio le idee chiare su chi mi piace molto. E forse un artista poteva essere di parte, cioè Nek, che conosciamo, che abbiamo avuto il piacere così di anche insieme a Iskra di vivere qualche palco insieme. Lui per me è una canzone radiofonica da matti ed è molto bella. E sono rimasto sorpreso anche da Fragola, mi piace molto anche il brano di Fragola, lo trovo anche quello fresco, molto radiofonico, perché la mia mentalità qui viene fuori. Produttore, qui esce il produttore. Comunque, se posso fare una cosa, visto che mi dai questa opportunità, vorrei chiamare quel ragazzo là in fondo, Renato Droghetti, che San Luca Sound. Ti voglio bene, è un grande musicista. E abbiamo visto che abbiamo costruito insieme giorno per giorno. Vieni, Renato. Faceva finta di niente. Maestro Renato Droghetti, e visto che abbiamo scritto dei pezzi anche piangendo, c'è un brano addirittura che non esiste il linguaggio, c'è stata già una grande Lisa Jarrett che ha fatto un album solo con delle sonorità. Quindi ci siamo proiettati dentro a cose senza spiegare, non ci sono spiegazioni. E quando lo potremo ascoltare questo album? A brevissimo uscirà dopo Sanremo sentirete. Ci vedremo e lo verrete a raccontare anche a Reboot. Nell'associazione Lo vuole il cuore, dove c'è Lino Banfi, testimonial,
e quindi visto che io sono una mamma c'è anche una preghiera per mio figlio in un momento molto pesante, quindi per farti capire che abbiamo cercato l'anima e non arrivare chissà dove. Certo. Non c'è la profondità, né futuro né... Grazie. Benissimo, allora io ringrazio Iskra Menarini, Renato Droghetti, San Luca Sound e Manuel Alteri. E ci facciamo un selfie adesso, e ci facciamo un selfie. Manuel, Manuel. Ciao Ciaccio! Ciao Alberto Barbagli! Sì! Siamo in intervista doppia, in attesa che aspettiamo qualche cantante che arriva. Alberto, come mai sei da questa parte? Ma c'è Sanremo, dicono che c'è Sanremo, allora siamo venuti con Reboot a fare un giro. Sì, noi siamo riusciti una serie di vicissitudini a entrare, però devo dire che alla fine, dai, è abbastanza particolare. C'è un sacco di gente, devo essere sincero, non so chi è questa gente, che c'è, hai capito? Io ho capito un po', non tutti magari ancora, però ci sono tanti artisti, però... Ma che canale sei adesso? Che canale sono? YouTube, Reboot Web TV. Reboot. E andiamo con alcuni speciali anche su Sky. Okay. Quindi Alberto avete già, vi siete già abituati a vederla solo per guardare i canali YouTube. Esatto. Vedi che c'è, vieni con me, vieni con me, vieni con me. Andiamo a fare un'incursione, no, no, cosa stiamo facendo? Quando mi metterò a cantare anch'io, magari ci siamo i duetti e te. Io non so cantare, sono parecchio stonata, però se vuoi proviamo. Non qui però, non adesso, mi devo preparare psicologicamente. Va bene, allora noi adesso stiamo cercando un po' di beccare qualche personaggio, vediamo perché ecco. C'è Finimondo, Alberta, io ti saluto, ci vedremo in giro. Sì, ci sguinzagliamo e andiamo a fare un po' di interviste. Tu per la tua TV e io per la mia. Ok, state lì, ciao 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 ciao. Sempre qui a casa Sanremo abbiamo trovato Franco e noi gli vogliamo chiedere una domanda molto seria. Quanti selfie ti sei fatto a Sanremo? Non lo so, non è che li conto. Però devo dire una cosa, che sta cosa del selfie, sì, è bella, però è brutta perché la foto viene così, perché poi non sai mai dove guardare, perché non tutti i telefonini conosci la posizione giusta della telecamera, per cui magari guardi il tasto dell'accensione anziché guardare il buchino dove esce la telecamera, cioè da dove vengono fatte le fotografie. Io preferisco la foto tradizionale, cioè, diciamo che è vero che sto selfie arriva, che una volta si chiamava fotografia, adesso la chiamano selfie, ma dico io. E parlando di Sanremo, una domanda velocissima, c'è una frase di una qualche canzone che ti è rimasta impressa? Sì, una canzone di Gianni D'Azzaro che diceva ma quanto è bella lei. No, è una frase impressa di Gianni D'Azzaro, del Festival di Sanremo. Mi è rimasto impresso i Voice quando hanno cantato la prima serata e uno dei tre cantanti ha detto che faceva il compleanno, per cui qual è il miglior modo per festeggiare il compleanno? Se non questo, un ragazzo di 20 anni. Mi ha fatto commuovere e devo dire che gli auguro a loro un futuro splendido nella musica. Grazie. Anche perché se lo meritano, sono bravi e la canzone è bellissima. Bellissimo, grazie Franco, salutiamo Bologna anche noi. Salutiamo Bologna, come si dice a Bologna, vale, a frappè, anzi a fra poco, anzi la prossima volta, ciao. Ciao, ciao, come state? Noi stiamo bene. L'aria. Com'è l'aria? Ci piace. E torneremo. Bene, bene, bene. Torneremo tutti allora. Sanremo ci piace. Senti, una domanda un po' social. Ma tu hai seguito il festival in TV o anche sui social network? Entrambi, entrambi. Allora, in TV per sentire e ascoltare i brani. Sui social per vedere un po', per leggere un po' i commenti. Che commenti, ragazzi, quest'anno. Però c'è da divertirsi. C'è da divertirsi, soprattutto sulle vallette. E chiudiamola qui. Bene. Grazie Riccardo, un abbraccio. E a presto. Ciao. Sempre qui a casa.
Casa Sanremo abbiamo incontrato adesso un esponente dei Qui si suona. Buonasera, come stai? Io sto molto bene. Senti, qui si suona, qui si suona. Qui si suona. Qui si suona, ecco, diciamolo bene. Allora, voi siete presenti a Sanremo quest'anno in veste di autori e non solo. Siamo in duplice veste. Esatto. Allora, io ho scritto il brano per Il Volo, che sta andando molto bene. Incrociamo le dita perché domani è la finale, speriamo di portare a casa un bel risultato. Complimenti, a me è piaciuto molto. Mi è piaciuto a tante persone, tutti quanti me lo dicono, per fortuna. E invece con i Qui si suona stiamo facendo il Dopo Festival, siamo la band resident del Dopo Festival targato Rai, che potete vedere tutte le sere dopo il Festival di Sanremo su www.sanremo.rai.it. C'è anche l'hashtag Dopo Festival e vi si può trovare ovunque sui social network, perché questa è una puntata un po' social. E, senti, e il vostro invece ultimo brano, Sempre, giusto? Sempre, brava. Ci ha dato un sacco di soddisfazione, non per niente quest'anno abbiamo portato a casa un bel po' di risultati. E il Dopo Festival è uno di quei risultati che si è portato a casa proprio grazie a questo singolo, che poi ci ha dato veramente tanta fortuna. Speriamo di continuare su questo Q-Style, io lo chiamo, su questo Qui si suona style, che a quanto pare funziona, perché poi sai benissimo, noi già abbiamo fatto l'intervista, ti ho spiegato che siamo 7 musicisti, ognuno che viene da un campo diverso, abbiamo unito le forze, eh sì, perché poi alla fine la collaborazione è sempre positiva quando incontri persone intelligenti e che amano la musica come la amo io. Non puoi trovare di meglio, insomma, possono fare solamente cose belle. Ecco, io ho una curiosità però, se mi permetti. Allora, sempre e non cambi mai, sì. Sempre e mai, com'è? È un caso, è solamente un caso, non l'avevamo pensata sta cosa. Però ha creato curiosità, anche perché questa cosa che sta venendo fuori, brano dopo brano, e purtroppo in cui si suona tu non puoi classificarli come genere o come stile, perché fanno di tutto, scrivono canzoni, sono un'etichetta, sono sono edizioni, sono una società cooperativa, insomma, se oggi in Italia purtroppo non ti puoi più adagiare sulle major, lo sai, oggi funziona tutto tramite talent, conoscenze, santi in paradiso. Per chi non ha queste cose qui, bisogna per forza ingegnarsi, abbiamo cercato di fare tutto da soli e piano piano i risultati, passettino per volta, sì, i risultati si hanno, e io penso che i risultati sono anche quest'anno sono evidenti anche. Senti, una domanda ultimissima, molto seria, ti devi preparare, concentrati. Quanti selfie ti sei fatto qui a Sanremo? No, io i selfie non li faccio mai, veramente ho fatto un sacco di fotografie con un sacco di persone che me l'hanno chiesta sempre molto volentieri, ma questa selfie cosa no. Di fare e allora ci faremo la fotografia, grazie. Un abbraccio a tutti, un bacio dai Qui si suona, seguiteci sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale YouTube, sul nostro sito quisisuona.it, insomma, come volete, così ci siamo. Ciao! Arrivati sempre dentro Casa Sanremo, dentro ad una mostra, e qui siamo in compagnia di Massimo Cotto. Ciao. Di che cosa si tratta? È una mostra che si intitola In My Secret Life, come la canzone di Leonard Cohen, e sono 160 quadri dipinti da un centinaio di musicisti, quindi la più grande collettiva al mondo di quadri dipinti da persone che normalmente, anziché pennelli o matite, si esercitano con microfono oppure con strumenti. Ed è divisa in 3 parti: internazionale con Ron Wood, gli Stones, Cohen, Dylan, McCartney, qualsiasi altro musicista, diciamo, importante, Ringo Starr, Miles Davis, e poi tutti gli italiani a cui ho chiesto proprio di realizzare quest'opera, che poi girerà, questa mostra gira in realtà da 4 anni per raccogliere fondi, quindi è una mostra itinerante a fine benefici. Che
proprio alle nostre spalle ci sono i quadri di Giorgio Falè. Sì, ci sono 9 quadri del mio concittadino che è stato il primo ad aderire a questa iniziativa, anche se in realtà lui non sapeva dipingere, ma con la generosità che l'ha sempre contraddistinto si è buttato mani e piedi in questa operazione e poi ci ha preso gusto, quindi anziché realizzarne uno ne ha fatti 9. Altri 2 li abbiamo a casa, ma sono dedicati a mio figlio, non li ho portati. Quelli sono top secret. Grazie Massimo. Ce l'abbiamo fatta, siamo in compagnia adesso di Yaya DJ. Ciao, scusatemi ragazzi, è bellissimo ritrovarvi qui a Sanremo dopo un anno quasi dall'ultima volta che ci siamo visti. È ci stupendo. Si trova tutti a casa Sanremo. Ecco, e di fianco a te c'è però Diego Spagnoli. Ciao ragazzi, ciao a tutti quanti. Non è un anno che è passato da quando vi ho visto l'ultima volta. Può essere che mi avete visto voi da qualche parte, ma non importa, non ve lo dico dove, perché vorrei vedervi quest'estate. No, adesso ve lo dico io. Però diciamo dove. Io sono emozionatissimo. Oggi stavo per fare un'intervista, lui è passato. Ho rivissuto un po' l'emozione del palco, perché... È bellissimo, perché adesso mi emoziono anch'io. Io ho aperto i concerti di Vasco quest'estate ed ho avuto l'onore di essere presentata da Diego Spagnoli. Ogni volta che riguardo i video sono sempre emozionata, perché comunque lui è la persona che ormai quanti anni segue? Sono ormai 33 anni che seguo il cantante di Modena. Mi occupo di tante cose che la gente non è neanche giusto che veda, perché mi occupo del backstage, di tutta la magia che c'è dietro, e mi piace lasciare quel sogno, no? Dopo, siccome sono un po' esibizionista e perché dicono che mi viene abbastanza bene, mi diverto a presentare la band, quindi è nato questo sketch che ormai esiste da molti anni, per cui presento la band e tutto quello che fa parte dello spettacolo, compreso Yaya DJ, che quindi una parte di Vasco è qui a Sanremo quest'anno. Una parte di Vasco è qui, in questo punto qua. E senti Yaya, una domanda: 2 anni a Sanremo, questo è il secondo anno, come la vivi? È completamente diversa dalla prima esperienza. Io sono arrivata l'anno scorso preparatissima e tesissima, perché non sapevo cosa mi stava aspettando. Quest'anno è la stessa cosa, perché lo so, uno lavora, si prepara tanto mentalmente, musica, però sono emozioni talmente diverse che non sono, anche se siamo sempre qui allo stesso punto, praticamente siamo quasi tutti amici alla fine, ci conosciamo ormai da 2 anni, però io ho sempre quell'ansia ogni volta quando devo suonare, ho sempre quell'emozione che non è mai uguale una diversa dall'altra, cioè sono completamente diverso. Ed è emozionata davvero, perché io lo sto sentendo. Ecco, il cuore che batte forte. E invece i momenti diciamo fuori proprio dal festival, quindi le altre ore della giornata quando sei qui a Sanremo, come le vivi? Le sto vivendo in maniera molto intensa, perché non sono quest'anno solo a suonare, ma ho organizzato un DJ contest e sono veramente rimasta colpita, perché ha avuto un gran successo, una gran risposta da parte del pubblico. Questa sera abbiamo l'ultima sfida, fra l'altro ci sono 2 donne, quindi sono particolarmente presa, non vedo l'ora anch'io di sentirle esibirsi. E domani avremo il vincitore del primo DJ contest di casa Sanremo, quindi anche quello è un'emozione, Yaya DJ che sta salendo anche quella lì, però ormai siamo agli sgoccioli. È venerdì, domani c'è la finale. Che dire, è già passata. Questi 16 giorni sono volati, sono passati talmente veloci che uno non fa in tempo neanche a fermarsi un attimo e pensare cosa sta accadendo. Una domanda molto seria: quanti selfie ti sei fatta qui a Sanremo? Tantissimi, anche quando dormivo. E al di là di Sanremo, noi ti facciamo tanti complimenti, perché ti conosciamo da un po' e hai fatto un sacco di cose bellissime. Grazie, grazie di cuore, sono veramente contenta di avervi trovati qui, sono veramente contentissima. Quindi adesso noi ci facciamo un selfie. Esatto. Grazie, grazie Yaya DJ. Grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao. Siamo
qui con Squalo. Ciao Squalo. Ciao, buonasera a tutti, buongiorno, non so dipende da che ora va, però qua noi siamo qui dentro. Buon tutto, sono Squalo, come state? Noi stiamo bene. Che cosa fai qui a Sanremo questa sera? Questa sera sono venuto qui, quindi è sera, vedi, questa sera sono venuto qui per portare questo mio nuovo progetto che è in questo momento in giro, che si chiama Squalo Iaco, che è un nuovo mio progetto. Non c'è più Squalo, ma si è aggiunto un po' anche la mia parte vera, cioè Marco, cioè non è solo il mio personaggio ma anche la mia vita, quello che io faccio di solito fuori dalla radio, fuori da quello che voi potete vedere magari per chi mi segue sempre in TV e in radio. Quindi è un disco nuovo, è un mio nuovo inizio, è una mia nuova scommessa, vediamo se ci riusciamo. E iniziamo con un progetto benefico, perché non doveva essere il primo singolo, però io l'anno scorso, per un appello che ho fatto in radio, nella radio dove lavoro, e ho fatto sì che dei bambini malati di cuore in Cambogia fossero salvati. Quindi abbiamo fatto un appello in radio, la gente ha reagito bene, ha mandato questo sms, quindi abbiamo raccolto un bel po' di soldini. E qual è il miglior modo per fare la beneficenza? Andare a far capire, a portare veramente questi soldi nei posti dove i bambini stavano male. E noi abbiamo operato 10 bambini, cioè non io personalmente, ma con 9 medici del Niguarda di Milano e altri dottori di Londra, però gli italiani, quindi hanno operato questi bambini e abbiamo salvato 10 bambini cardiopatici. E da qui è nata l'idea di fare proprio una campagna sociale vera. È iniziata il primo di febbraio, finire al 18, per Mission Bambini, che è questa fondazione molto attiva sui bambini, su queste malattie. E allora mi è creata questa canzone che si chiama Gioia, Amore e Speranza, che è il primo singolo di questo nuovo progetto Squalo Iaco, e ho pensato di farlo veramente dando il massimo, vuol dire tirando in mezzo tutti i miei amici, quindi i miei amici che però suonano da Dio. Quindi ho chiamato Mario Riso, che è uno dei migliori batteristi che ci sono in Italia, Steph Bones, che è un chitarrista veramente bravo, che oltre a suonare con Vasco Rossi, però lui è un grande cantante e un grande chitarrista, però con Vasco è molto conosciuto per suonare con Vasco. Poi c'è Diego Spagnoli, che è il suo direttore di palco. Siamo in tanti, una bella batteria, c'è una band capitanata da Domenico Castaldi e Danilo Di Lorenzo, che sono gli inventori con me di questo progetto. E stasera facciamo questo live, spero che vi divertiate, anzi se riprendete qualche canzone almeno capite che cos'è il progetto e vedete che cosa stiamo facendo. Benissimo, grazie Squalo. Quindi, e buona... un appello 45504, inviate l'SMS e scaricate su iTunes la canzone Gioia, Amore e Speranza, anche qui il ricavato sarà in beneficenza per questi bambini. Gioia, Amore e Speranza, Squalo Iaco. Ciao a tutti. Grazie. Un'esperienza davvero bellissima questo Sanremo. Abbiamo incontrato amici e abbiamo avuto l'onore di scambiare battute con artisti che stimiamo molto. Casa Sanremo è un contesto unico nel suo genere e merita davvero di essere vissuta in ogni istante. È il luogo in cui si svolge la vita durante tutta la settimana del festival e vi sono organizzati eventi, concerti e conferenze a tutte le ore del giorno. Le emittenti più importanti hanno corner dedicati e gli artisti vivono giornate intense, ricche di appuntamenti e di interviste. Ci siamo divertiti con i selfie per sottolineare che oggi non esiste più la differenza tra online e offline, è una connessione continua. Gli eventi diventano ancora più interessanti se li possiamo commentare e documentare sui social network. Questa edizione del Festival di Sanremo ne è sicuramente un esempio. Ci siamo sentiti a casa e quello che ci portiamo dentro è un'emozione unica, colma di sorrisi e di strette di mano. Così possiamo confermare che la musica è capace di unire, nonostante le polemiche e le critiche che ogni anno fanno notizia in questo contesto sanremese. E ora ci stiamo già chiedendo chi incontreremo e dove saremo per la prossima puntata di Ribuzway.